È stato disposto il divieto di balneazione a Giulianova, nella parte centrale del lungomare Zara, per 750 metri, dal molo nord del porto giuliese sino a Via Torino, e da Colonia Spiaggia, proprio a ridosso del fiume Tordino. Ordinanza fatta dopo le analisi compiute dall'ARTA per la presenza di batteri nel mare, in particolar modo Escherichia coli, in determinati punti. Il tutto sembrerebbe dovuto alle condizioni climatiche non favorevoli di questi ultimi giorni, che di fatto hanno contaminato i fiumi Salino e Tordino. Si attendono ora le controanalisi di ARTA, probabilmente già nella giornata di oggi, con la speranza di revocare il divieto entro domani. Sì, una problematica dovuta prevalentemente alle condizioni climatiche estreme di questi giorni, che vedono i fiumi purtroppo fortemente inquinati. E ci auguriamo che le controanalisi siano positive, siamo in attesa di ricevere appunto i risultati. È un evento eccezionale, la qualità delle nostre acque è stata sempre eccellente e sono convinto che ritornerà a essere tale non appena queste condizioni straordinarie rientreranno nella normalità. Assessore, c'è chi parlava anche di condizioni meteorologiche non favorevoli appunto su questa situazione. Ma è proprio questa la problematica, noi non abbiamo sorgenti inquinanti, sono le condizioni meteorologiche straordinarie, eccezionali di questi giorni che hanno fatto sì che probabilmente qualche problema lungo i fiumi Tordino e Salino si siano creati e ovviamente poi si sono riversati in mare.